Emanuele Filoni, Dai, De Montebello. vi danno il benvenuto a questo commento relativo a quanto occorso in quel di Elimination Chamber 2020. Eh sì, signori, un evento che è stato inaspettatamente bello, come direbbe qualcuno, no? Giusto per ricordare. Però no, a parte gli scherzi, un evento veramente che secondo me ha intrattenuto e soprattutto dal punto di vista lottato. Dato che molti dicono che in WWE non ci stanno match belli lottati, specialmente al main roster. Cosa inverosimile se sei la federazione numero al mondo, un po' di match Sì. lottati belli ci devono stare. Quindi Però sai che sei sempre quello che sì, contraddice vabbè, sempre sì. tutto, pur di andare contro. Hanno offerto, ragazzi, veramente uno spettacolo incredibile, per quanto mi riguarda, a parte una piccola pecca alla fine della card, diciamo così, ecco. Vabbè, quella però è Alla fine discutibile, di però tutto. ne parleremo. Partiamo con il primo match che ha visto Drew Gulak contro Daniel Bryan. Signori, che cazzarola di match hanno tirato fuori questi due. No, c'è cioè veramente match di un tecnico incredibile fatto da due atleti, ragazzi, che hanno mostrato comunque. Vabbè, Daniel Bryan già si sapeva. Drew Gulak, magari non molti lo guardavano, diciamo, perché Sì, era diciamo comunque che parte era. di 205 live e parliamoci chiaro, non molti seguono 205 live. Sì. Però hanno messo veramente in palio una contesa veramente interessante con Gulag che, tra l'altro, lavorava appunto alla debolezza primaria di Daniel Bryan, ovvero appunto il collo. Infatti si è Sì. beccato delle cadute belle cattive, Daniel, Eh sì, devo dire. specialmente dopo quel German Suplex, se non erro, rilasciato con Daniel Bryan che è caduto proprio male, ma anche a livello della Mamma testa, mia, più, non solo del collo. mamma mia. Lì. Infatti l'ho visto Sì. molto male, devo essere sincero, eh. Sì. Vittoria però, signori, che va ovviamente all'uomo dello Yes Movement, che però riconosce diciamo, il valore del suo avversario con tanto di pubblico che all'unisono grida Yes, appunto, Disistoso un pure. verso Predisistoso. anche verso Gulag, che secondo me con questo match potrebbe aver preso anche una promozione, chi lo sa? Ma io Vedremo spero che i poi. fan, perché si è capito che la WWE voglia puntare su di lui come magari, non dico una sorta di nuovo Daniel Bryan, ma comunque come lottatore che dal punto di vista tecnico è molto simile a Daniel Beh, Bryan, quindi ragazzi, voglia puntare su di lui, ecco. in questo match abbiamo avuto il chiaro esempio anche di come lottava, ovviamente con i dovuti climi, un certo Kurt Angle. Giusto per dire, no? Sì, Giusto per allora, non dire solo Kurt Angle, uno possiamo dire qualsiasi. anche, insomma, altra gente, come ad esempio Bret Hart, diciamo, senza dire altri nomi. Avete Sì. capito? Bret Hart, che Cioè, secondo quindi me. tecnica. In Sì. questo primo match, ragazzi, abbiamo avuto una tecnica, ripeto, sopraffina che per i veri puristi del wrestling tecnico tanta roba, devo dire la Sì, ma verità. anche altri, chiaramente. Vabbè, comunque, match, quindi, veramente, secondo me, lottato benissimo. E se per voi Drew Gulak è una sorpresa, vi consiglio di guardarvi i match di altri lottatori che non conoscete, perché poi giudicate senza conoscere, quindi insomma, Sì, quello ma non si fa, quello non si fa. è brutto di Vabbè, quello. andiamo. Però Secondo match della serata che ha visto il titolo degli Stati Uniti in palio tra il detentore Andrade Sin Almas e Humberto Carrillo. sì, questo è un match molto interessante, tra l'altro, un ennesimo match fra messicani, direi che ormai in questo ultimo periodo stanno veramente mostrando le unghie. Sì. Un match veramente bello dal punto di vista anche stilistico, dal punto di vista anche delle manovre, giusto per ricordare che WWE non fanno bei match, no? No, Specialmente nel main cioè roster. Umberto Carrillo quando è arrivato contro, chi era contro il G-Style, ha lottato Sì. malissimo, certo, cioè perché era Umberto Carrillo. Carrillo che tra l'altro, signori, ha la veneranda età di 24 anni, giusto per, anzi ne fa poi 25, mi pare, Ah quest'anno. sì, non sapevo questo. No, per farvi esempio di già è bravo adesso che è Allora, ora se la WWE, giovane Davide, se la WWE e ti porta a 24 anni a questi livelli, significa che tu anche da un punto di vista caratteriale, comportamentale, hai qualcosa in più rispetto agli altri. O comunque beh, rispetto a molti guarda, altri, ecco, mettiamola così. ti dico una cosa. Io durante stavo guardando Elimination Chamber ho proprio voluto vedere l'età.
Adesso non ricordo di preciso, comunque o è del 94 o del 95, quindi comunque nel caso è giovane. Quindi se già è bravo adesso, figuriamoci fra qualche anno. Sì, E poi, assolutamente, assolutamente. tra l'altro, la manovra che abbiamo visto eseguire ad Andrade e appunto Carrillo dal palette, non so se te la ricordi, quella sorta di Penish Fly più o meno era. Sì, Una roba sì. assurda, adesso non ricordo di Sì, ma non solo preciso. quella, ne hanno fatte 3.000, ma anche soltanto il moonsault di Carrillo è da prezzo Cioè, poi, d'epopea. ragazzi, altre manovre. Un match molto figo dal punto di Sì. vista, con puro stile messicano, anche qui per chi è fan della lucha libre, tanta roba. Non mi è piaciuto, secondo me, invece, come hanno fatto vincere Andrade, ovvero schienamento Vabbè. irregolare, praticamente Vabbè, tenendosi al costume di però Umberto. per portare avanti la storia, insomma, ci sta. Cioè, tu hai vinto, Sì. sì, però Umberto non ha perso in maniera degna, quindi magari. Sì, hai vinto, però ecco, è quel classico match dove il campione vince, ma è come se non avesse vinto, ecco, diciamo così. Sì, vabbè, però diciamo che essendo l'ultimo pay-per-view prima di WrestleMania, credo che Può sia anche una vittoria che ci starci. può stare, sì. E E comunque, diciamo comunque, una gran cosa, match. l'ultima cosa di questo match, oltre al gran match, è che secondo me lo scenario latino per quanto riguarda il titolo degli Stati Uniti in quel di WrestleMania, secondo me potrebbe essere, non dico il 90% quello, però potrebbe essere, la butto Vedremo, vedremo. Poi abbiamo avuto come terzo match, se non sbaglio, appunto l'Elimination Chamber, no? Per i lì. titoli Sì. di coppia di SmackDown, che hanno visto Heavy Machinery, Morrison, The Miz, ovviamente detentori dei titoli, The New Day, The Usos, ti piacciono The Usos? The Usos? Sì, vabbè. Gli The Usos, usati, nel poi dubbio. Rusev House Party e ovviamente Ziggler e Robert Roode, non più Bobby Roode, Robert Roode, attenzione. Roberto Violenti per gli amici. Roberto Rutto, no, No, allora ok. diciamo subito una cosa. Allora, Robert Roode e Dolph Ziggler in quel di SmackDown hanno vinto una sorta di gauntlet match, aggiudicandosi quindi l'ultimo ingresso in quel dell'Elimination Chamber, ovvero sarebbero stati gli ultimi delle celle laterali ad entrare. Match che, signori, devo dire è stato molto bello, molto frizzante. Poi, ovvio, c'erano tipo 12 persone. No, ma Più o meno. c'erano un sacco di titoli in palio, cioè nel senso, scusate, non in palio, c'erano un sacco di titoli tra i vari lottatori, no? Perché comunque Sì, sì. anche singoli, Sì, non parlo come soltanto di titoli di coppia, parlo anche adesso non singolarmente. ricordo, ma Franchini pare avesse detto sui 13 titoli mondiali in Sì, tutto, loro cioè ovviamente parlavano nella soltanto. Chamber, No, loro parlavano soltanto quindi. di, aspetta, del New Day e degli Usos, attenzione, come Tag Team Championship, cioè con i titoli di coppia. Però Ovvio, attenzione, perché ovvio, ovvio. Kofi ha vinto anche altri titoli. Quindi, se Sì, vogliamo, possiamo bello. aggiungerci anche quelli. The Miz, Indubbiamente. John Morrison anche. Quindi, insomma, parliamo di gente di un certo valore. Bobby Roode, Beh, vabbè, comunque titolo di parliamo, ragazzi, NXT. di gente che. Oh, tanta Ziggler. roba, eh. Sì. Cioè, voglio dire. E se posso permettermi, mi è piaciuta molto la gestione che hanno usato. Cioè, in questo match la gestione credo sia stata la Cioè, migliore assolutamente. dell'Elimination Chamber No, la della migliore non lo serata, so. La probabilmente. migliore non lo so, però è una delle migliori, dai, mettiamola così. Anche perché innanzitutto hanno utilizzato benissimo la rivalità fra Ziggler e Otis, in quanto comunque Otis si è praticamente autosuicidato, Ma ci sta, diciamo Otis è la stupido. verità. Ragazzi, è stupido, è ingenuo. Si è capito? Sì, Che pretendete appunto. che Otis faccia 2 più 2? Sì, Cioè. infatti, per lui 2 più 2 fa 10. Fa 10 fa, Cioè, cioè, no, perché capito? Magari qualcuno dice, ma che stupido, dai, ma che è sta cavolata? Eh no, perché eh se sì. la cavolata viene fatta da gente come lui. Poi, signore, abbiamo avuto un animale volante, ovvero, anzi, due animali volanti, potremmo dire così. Uno è la lince dorato, ovviamente, lince dorato, che è volato, signori, praticamente dalla cima della cella, alla fine, tirando giù tutti. Sì, poi E il secondo è sì. stato Tucker, Sì, che è si vero, stava però ha volato anche uccidendo, Gran ma vabbè. Metalik, attenzione. Il nostro amico grande Ma metallo. No, a comunque. parer mio, veramente dal punto di vista della spettacolarità, questo match è da tanto che non vedevo un match del genere, devo Sì, essere sincero. tanta tanta roba. Ovviamente la vittoria, o forse telefonate andate ai campioni di coppia che hanno vinto, diciamo neanche rubando, perché definire Allora. rubando nell'Elimination Chamber è un modo molto azzardato, dato che vale tutto, Sì, praticamente. allora Franchini, Quindi. una cosa a Franchini, visto che noi li vogliamo bene. Allora, se non ci sono squalifiche non c'è rubric.
Questa è infatti. la legge è vero, Sì, non cioè, magari è scritta. è un po' come una squalifica nell'Hell in a Cell. Ogni riferimento è puramente casuale. Sì, appunto, ecco. Cioè, Quindi quello che voglio dire io è no, che comunque sì, avranno rubato moralmente, ecco, ma sì, vabbè, ovvio, si dal sono. punto di vista del No, regolamento no. non hanno rubato nulla, ecco. Non ricordo chi era, penso The Miz si era aggrappato alle corde, Sì, o The Morrison, Miz. No, vabbè. no, The Miz, se non sbaglio. Però, cioè, in un match dove le squalifiche non ci sono, o comunque le vittorie rubando non contano perché conta la vittoria, quindi Sì, perché poi paradossalmente sì. se voi vedete i videogiochi, cioè Rob Break è distaccato dalla squalifica. Però io Sì, non ho mai infatti. visto, sinceramente, cioè comunque l'ho visto pure, però non mi è mai andata giusta cosa che la squalifica, però Rob Break c'è. Non c'è tanto senso a parer mio. Vabbè, Cioè, tutte e dettaglio. due le cose devono essere unite a parer mio. Però Sì, vabbè. infatti. Comunque, Vabbè, gran match è questo, sì, devo dire la gran verità. match Che e vittoria chiaramente, ripetiamo, dei detentori, ovvero The Miz e John Morrison. vanno realmente. Sì. È vero. Poi abbiamo avuto come quarto match i titoli di coppia. No, scusate, Aleister Black contro AJ Bel match. Styles. No DQ Cioè, match. Sì, bel match. Tavoli rotti, mosse spettacolari. Aleister Tecnica sulla Black, figa. ragazzi, che tira delle cioè non tira dei colpi, tira delle legne, Sì. letteralmente. E devo dire che la gestione del match è stata molto figa questa. Credo che, secondo me, la WWE stia iniziando a voler puntare come Aleister Black, come veramente nuovo possibile Phenom, Ma perché sai, guardate caso aspetta. è stato inserito nella storyline che vede Tiles contro l'Undertaker, e questo, sai, No, uno ma più uno. ha perso contro ha giobbato contro Styles. Ti ricordi nel Castle Match 3 contro 1? Certo, Ha giobato. ovviamente, sai, Cioè, no, sai, no, uno fa questi tre match commenti, e ovviamente no, riesce a no, 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 vincere il terzo, questi ovviamente. ragazzi, questi commenti non li posso vedere. Ma ha vinto due match su tre, ha giobbato. Ma lo sapete, però, Sì, infatti. innanzitutto giobbare non significa perso per forza, perché Sì, uno può infatti. perdere e non giobbare. Non è che giobbi o ha perso perché ha giobbato. Beh, Giobbare è un'altra cosa. tipo Chris Jericho quando era ai tempi non proprio d'oro in WWE, che jobbava i nuovi talenti, però Sì. erano i cosiddetti job d'oro Job che do, ti ma che fanno fare serve? un nome. Ma che servono? Che servono? Perché Sì, sennò tu non infatti. vai avanti. Specialmente un Vero. jobber d'oro come Chris Jericho Sì, all'epoca infatti. faceva benissimo, faceva. Quindi non è Sì, ho che citato Jericho, però ce ne sono stati anche sì, altri, sono stati. Ma anche John ovviamente. Cena stesso ha jobbato in maniera in quel modo. Perché ha jobbato Non lo però dire, non lo no, dire, che dicevo poi no, John dopo Cena ha ci mai giobato, ha picchia. sempre vinto, ok. Ci picchia. Vabbè, e per record vedrete Comunque, voi. signori, nel match, mentre, diciamo, Styles e i suoi amighetti hanno provato a far fuori Black con un attacco, un gang attack, non dico che era telefonato l'arrivo dell'Undertaker, però Lo era, sì. sì, lo era. Cioè, lo era, è arrivato l'Undertaker che ha purgato Styles e i suoi due amichetti, dando, signori, la vittoria a Black. Beh, E era prevedibile, ma comunque come costruzione di vediamo ci sta, ci sì. stava, Sì, cioè quindi ci stava, stanno non ci creando si una può di niente, storyline fra sì. l'Undertaker e Styles, e ci sta che Styles, nel modo come è avvenuto, abbia perso. E questo magari avvantaggia la creazione, forse, sempre che sia vero, fra una ipotetica storyline fa Black e forse Triple Ma io non H, so, butto lì, questo non lo eh. sappiamo, non lo La sappiamo. butto lì, la butto proprio lì di cattiveria, poi magari non succede, però. Magari qualcun altro che arriva da NXT, perché adesso noi parliamo, poi magari Aleister Black va contro uno che da NXT arriva, perché io mi aspetto un cambiamento, cioè mi aspetto che qualcuno in Può questi essere. giorni da NXT arrivi al main Può roster. essere, può essere. Però dai, fantastichiamo che è sempre bello. Comunque. Assolutamente, dai. E poi quinto match della serata, che ha visto Seth Rollins e Buddy Murphy da una parte e gli Street Profits dall'altra per i titoli di coppia di Raw. Quanta roba di Street Profits, no? Giusto per dire. Giusto No, per in private dire. party. No. Sì, i fetticchi a parte, vabbè. No, comunque abbiamo avuto un altro ennesimo match di coppia dopo l'Elimination Chamber, un altro gran match di Sì. coppia, con però
diciamo, delle entrate speciali, ecco, per dire così. Perché abbiamo avuto i Viking Raiders che sono arrivati praticamente per fuori gli OP. Quindi, vabbè. E soprattutto il sorvegliato speciale che è arrivato direttamente dal pubblico con in mano mezzo chilo, credo, di popcorn, Sì, infatti venivo probabilmente. più. Io ricordo, in un momento ce Cioè, n'ha. non lo È tipo io quando mi so, prendo i maxi cosi, no? Da 7 euro. Mi vabbè. convincono Cioè, più questi. un Kevin Owens che arriva tutto lì, tutto gagliardo, tutto menefreghista, si mette addirittura a sedersi sul tavolo dei commentatori andando quasi a farsi fottere Seth Rollins, Sì. che tra l'altro, signori, la gestione anche qui del match veramente interessante con gli Street Profits, che ricordiamolo hanno vinto e mantenuto i titoli di coppia. Però fine match, cosa è successo? Turner di Kevin Owens, Sì, allora, giustamente. qua penso che non è una cosa che forse vorresti sentire te, però penso che avresti meno avremo questo match a questo punto. Cioè, a meno che non Sì, tu. Cioè, presumo perché lo sai qual è il anch'io, problema? O perché fanno un match a Raw questa settimana o settimana prossima o non lo fanno più. Perché è inutile che tu lo fai settimana prima di WrestleMania. Mancano beh, 4 io settimane. potrei azzardarti e dire che Seth Rollins potrebbe volere il match direttamente a Raw, però sarebbe un po' una carciofata, cioè sarebbe una carciofata Dipende. da Dipende che vogliono fare a WrestleMania. appunto, è quello che non so, Io sinceramente, credo che però facciano. Se lo fanno a WrestleMania, credo che lo facciano in un match di 30 minuti. Perché è un sì, match molto che potrebbe probabilmente. starci di 30 minuti, eh? Magari non tanto Sì, per l'era. Owens, che però vabbè, non resisterà sicuramente. Sono favorito in quel match, però è Seth Rollins, chiaramente, perché l'ha seduto tra i due. Al momento Rollins è in una posizione di ranking sicuramente Sì, e superiore. poi Rollins sinceramente ha bisogno di una vittoria, perché sta un po' tanto perdendo, ecco. Però al tempo stesso anche Owens, Sinceramente. secondo me. Lo sai perché? Perché Owens che ha fatto negli ultimi tempi? Appunto. Una mazza, Owens doveva rimanere a SmackDown e fare qualcosa di rilevante a SmackDown, per quanto mi riguarda, però. Appunto, appunto, è una fase che dura troppo. Se tu la concludi a Raw così, pare capito una cosa. Però a meno che dopo non c'è qualcun altro al posto di Owens e tu sai benissimo di chi parlo. Può Però a essere. questo punto non lo so, perché comunque ricordiamo che è una WrestleMania con un altissimo star power che tu devi pagare, che non è che lo ricevano gratis. Infatti. Se tu No, porti anche infatti. quell'altra persona, Che vorrà essere strapagato tantissimo. Però assolutamente. vabbè, dai, vediamo cosa succederà in quel di Raw, perché la situazione si fa sempre più spnaus, come direbbe qualcuno. Veramente, questo altro comunque match è bellissimo, però forse l'ho visto anche questo come una sorta di riempitivo, cioè famo il match bello perché lo facciamo lo stesso, pure se lottiamo male, però non Sì. ci ingegniamo per creare qualcosa di diverso, facciamo una cosa Sì, semplice, per infatti. carità, giusto, eh? Cioè, parliamo sempre dell'ultimo pay-per-view prima di WrestleMania, quindi è giusto Sì, che tu non è che infatti. devi fare le cose per forza, Sì, anche però perché vabbè. ormai diciamo che la card al 90% deve essere quasi fatta. Sì, ecco, e altrimenti avrebbero potuto benissimo fare Rollins contro Owens al Mission Sì, Chamber. infatti. Però a questo punto Infatti, mi sembra chiaro che lo facciano a WrestleMania, a meno di clamorosi infatti. cambiamenti. Poi settimo, no, scusa, sesto match, sì, che ha visto Sami Zayn, Nakamura e Cesaro da una parte contro il campione intercontinentale, Braun Strowman. Forse questo è stato il match un po' meno atteso, anche se devo dire che il risultato è stata una sorpresa, perché noi avevamo detto nei pronostici che il trio di Zayn, Nakamura e Cesaro non avrebbe vinto, però signori, Zayn si è portato a casa la cintura, perché ricordiamolo, giusto per mettere a disamina, chi schienava Braun Strowman sarebbe diventato il campione. Quindi una cosa interessante. E io opterei una cosa da WWE, che tanto non ci ascolta. Fate la regola dei Freebirds per il titolo intercontinentale. La butto lì. Sarebbe interessante, sarebbe. La butto lì. Ma Fate sta cosa che sarebbe veramente una figata. sì, poi stavo Anche pensando se che non Sami credo. Zayn, stavo pensando a questo WrestleMania con Sami Zayn probabilmente campione intercontinentale, a meno che di cambi di titoli, no, poco prima di WrestleMania. Non possono Stavo avvenire, sì, prima di essere meno, infatti. pensando, stavo pensando. Vi ricordate la faida che non è mai iniziata in realtà tra Sami Zayn e Daniel Bryan quando Sami chiese a Bryan di unirsi al gruppo? Sì. Ti ricordi in quel periodo contro The Fiend, no? Sì.
E qui potrebbe riunirsi, potrebbe, scusa, continuare quella situazione tra i due. Può essere, sì. E questo Anche potrebbe perché portare a adesso. Bryan, no, a vincere il titolo intercontinentale a WrestleMania. Anche perché adesso nella mischia potremmo metterci anche un ipotetico Gulag, che potrebbe essere, diciamo, un po' affascinato magari dall'avance di Zayn, con magari l'inserimento appunto di Daniel Bryan, che dice: oh, non andare con quel Sì, gruppo ascolta, di. ascolta, Gulak. Strowman e Bryan, Sami Zayn, Nakamura e Cesaro, 6. Quindi anche un 3 contro 3 ipotetico ci potrebbe stare, non dico a Potrebbero WrestleMania, dico fare anche una ascolta. cosa figa, ovvero un ladder match, sei, la butto lì anche, Ma non lo sai che credo. no, io lo sai che potrebbe essere, lo sai perché? Perché però Strowman comunque sì, uno dice, ma però Strowman in un ladder match. Ragazzi, non è che è il primo gigante che lotta un ladder match innanzitutto. Kane, Kane, Jack Swagger ai tempi, che sì, ma non era vabbè. certo piccolo, No, quindi. comunque abbiamo Però. Oh. Nakamura che è veloce, Cesaro che è potente fisicamente, Sami Zayn e Daniel Bryan che sarebbero veloci e Drew Gulak Tecnici e che ti può furbi fare anche, direi. tecnici, sì, e Drew Gulak anche beh, insieme a Daniel Bryan tecnici comunque che ti possono eseguire manovre anche dalla scala. Quindi Vero. credo che un ladder match potrebbe stare benissimo. Sì. Penso anch'io. Poi, ovviamente, ripeto, sono nostre impressioni, nostre anche fantasticamente, che poi magari non si realizza Fantasticherie, nessuno di sì. quello. Vabbè, di quello che diciamo. Però, Sì, potrebbe perché io essere, già ho visto alla fine. i commenti, ma Braun Strowman ha perso subito il titolo. Braun Strowman, che ci può stare come commento, non è che so di no. Però ragazzi, il wrestling è bello perché è pieno di sfumature. Cioè, tu non puoi Sì, mai immaginare che c'è dopo. fatti. Quindi, E se con questo creano qualcosa, tanto meglio. assolutamente. Però. Poi parliamo del main event della serata che ha visto l'Elimination Chamber come protagonista, perché il ruolo di primo sfidante sarebbe stato appunto messo in palio in questa Chamber, il ruolo di primo sfidante per, ovviamente per il titolo femminile di Raw. Allora, io dico una cosa. Io in questa chamber ho goduto all'ingresso di una certa persona. Lo puoi dire, dai. Solo quella, dai. Perché hanno gestito Shayna veramente in un modo, secondo me, grandioso. Cioè, un animale in gabbia hanno messo praticamente. E sappiamo bene che un animale in gabbia è Devastante. pericoloso e cattivo, come hanno fatto presagire con Shayna, che è appunto superiore anche ad Asuka, che non è che mi faccia proprio impazzire come cosa, sinceramente. Però c'è un piccolo problema Però che però ci viene può sì, stare come cosa. tutto bello, sì, però tutto bello, ok. Anch'io speravo in Shine, nel senso che alla fine è giusto che alla fine è giusto che è un capitolo che si chiuderà a WrestleMania. Però c'è un problema. Se noi parliamo di evoluzione dello show, del roster, io non l'ho vista in No, questo infatti. ruolo. No, Cioè, io ho visto una infatti, scena anche troppo perché. superiore. Quindi. Sì, anche perché io ti dico la verità. Io ho visto le tre della Full Riot Squad. Che, per carità divina, no, cioè, non fatele rientrare prima dell'Elimination Chamber. Cioè, non le ho mai viste così spaesate, sinceramente, in un match come in questo. Sì, allora ci stava che Shayna sconfiggesse le altre, però in questo modo così troppo facile, mi sembra proprio una cosa, ti arrivo lì, ti facciamo la sottomissione, sì, fa più forte, sono Shayna non le ha d'accordo, sconfitte, le ha. No, vittimizzate. le ha proprio disintegrate. Cioè, non esistono più Vabbè. praticamente. No, ma Cioè. il problema è che sembrava, cioè si vedeva comunque che si erano preparate in questo match in maniera molto semplicistica, cioè tanto ci fa tutto Shana, noi duriamo poco. Infatti. Perché dobbiamo fare il Ecco, match bello? io lì mi sento di dare magari ragione a Franchini quando ha detto forse era meglio fare un match uno contro uno con Shayna e Asuka. Sì, sono d'accordo di più. Però Sì, anche c'è un perché. problema, però, date c'è un Dica. problema. Bisogna vedere se le condizioni di Asuka effettivamente erano buone, perché poi se fai un main Vero. event scadente uno contro uno, sai bene che è peggio. Sì, Che non quello è è vero, in tanto effetti. sempre ben visto. È meglio un Elimination Chamber tante volte anche così più che un match Sì. one-on-one. Dipende dalle condizioni. Io avrei fatto personalmente magari un match a 3 con una taglia e mezzo anche. Sì, ecco. Capito? Sì, perché io ripeto, quelle tre della Riot Squad non mi Ah. hanno molto convinto, sinceramente.
Anzi, Beh, non tutt'altro. è che no, ma a me non è che non mi hanno convinto. È che secondo me sono state trattate in maniera così proprio. Come posso Come dire? delle Come fettecchie, dai. pupazzi. Come pupazzi. Pupazzi messi lì. Tanto Shanna ci batte. Noi che dobbiamo fare. Cioè, per carità, è l'interpretazione giusta, perché. Però Sì, secondo me sì, c'è sì, sì. proprio troppa differenza. E qui secondo me. Anche il fan che dice. Vabbè, sono contento che abbia vinto Shayna Baszler. Però forse dovrebbe anche dire. Però forse utilizzare così quelli della Riot Squad, quindi metà show, metà roster, non è una cosa bellissima se uno parla di evoluzione della divisione Sì, in femminile, effetti, in eh? Cioè, perché poi effetti, dovremmo sempre fare riferimento a questo. Cioè, se poi dopo vogliamo che Sarah Logan diventi una main eventer in futuro, dobbiamo anche dargli speranza. è capito? Cioè, se me le fai batte così. Per carità, è giustissimo che Esatto. abbia vinto Shayna Baszler, però forse in maniera un po' più un po' meno Dominante. dominante, sì. Ecco, dico solo Beh, dai, questo. l'unica cosa di cui siamo sicuri è che finalmente avremo questo match tanto agognato appunto fra Shayna e Becky Lynch in quel di WrestleMania, titolo femminile in palio, dove piccolo spoiler, molto probabilmente Shayna vincerà. Tanto per Sì, dire, e quello dimostra come alla fine tu non abbia fatto proprio bene a dominare un match del genere, perché se tu batti anche Becky Lynch, chi te batti? Charlotte, forse Charlotte. io la butto lì, ho detto che vince Ripley. Shayna, poi magari. Ah, può No, essere. no, Beh, no, nel Ria, senso credo. Ria, Charlotte, Becky e Shayna. Però ragazzi, se voi mi parlate di altri, vi do un abisso. Sì, Vi do un infatti, abisso, attualmente un la abisso. divisione femminile è un po' calata in tutti e due i roster, mi duole dirlo, Perché ovvero Bayley Raw non e la SmackDown, considero perché. a livello di queste. Mi dispiace, ma Bayley non la metto a livello di Shayna Baszler, Sì, né a mi duole livello dirlo di anche. The Becky, né a livello di Charlotte, né a livello della stessa Rhea, che nonostante Sì. Rhea sia più giovane e tutto, però Rhea Ripley secondo me come dominanza. Noi dobbiamo anche partire dal presupposto che l'occhio che conta è quello di Vince. E a Vince a Rhea piace. Sì, anche perché si lamentano tanto, però intanto è stato Vince a volere il match di Ria a Sì, WrestleMania. vabbè, lasciamo stesso discorso che i fan si lamentano solo e non dicono mai delle cose a favore, dicono sempre cose contro, perché cosa a favore è brutto dirle, no? Ecco. Beh, Vabbè, dai, ovvio. Magari. Davide, penso che Comunque, abbiamo dai, detto un tutto, pay dai. per view da 6 e mezzo 7 alla fine, No, per dai, quanto mi riguarda. Vabbè, 7,5 io, trabutto. dai, non voglio essere altissimo, che No, poi no, dopo. io voglio essere alto perché nessuno ci puntava su questo. Cioè, se fosse Vero, stato un pay per quello view, se la WWE facesse sempre pay per view ogni mese, pay per view incredibili, io avrei dato a questo un 6,5, un 6 più. è vero. Sì, Invece, ti infatti, dico, infatti. siccome è un pay per view molto screditato e criticato, posso dirti la verità, senza quattro titoli in palio, perché ricordiamoci che i titoli Quattro maggiori non titoli erano in erano, palio, non erano in palio, giusto? anche da questo. Secondo me è un pay per view molto buono, e per questo do un 7,5, per questi motivi. Vabbè, beh, dai, ci può anche stare della tua disamina. E Sì. mi Eh pare che abbiamo anche detto tutto, sì, comunque. direi proprio di sì. Dunque, dal vostro Emanuele Filoni, Davide Montebello. l'appuntamento, ragazzi, alla prossima.